Buongiorno a tutti, buona domenica, benvenuti a questo incontro con noi sacerdoti. Un saluto anche da parte di Don Mauro e Don Alberto. La parola di Dio ci accompagna in questo tempo della Quaresima attraverso i suoi incontri. L'incontro che ci viene presentato oggi è quello di Gesù con la Samaritana al Pozzo. Alcune riflessioni che ci aiutano a vivere non soltanto questa domenica, questo tempo della Quaresima. Prima di tutto, il Vangelo di oggi ci svela la vera identità di Gesù Cristo. Chi è Gesù Cristo? È un giudeo qualunque? È un grande profeta che Dio ha mandato parlare con il suo popolo? Oppure è davvero il Messia, il Cristo, il Salvatore del mondo? E questa quindi la prima domanda che il Vangelo ci pone, che ci poniamo anche noi in questa domenica di Quaresima, in questo tempo di grazia. Chi è Gesù Cristo per noi? La seconda cosa di cui ci parla il Vangelo di oggi è il grande dono che Dio ci ha fatto attraverso Gesù Cristo, che è il suo amore. Tutti noi abbiamo una sete disperata di amore, senza amore non si può vivere. Anche la Samaritana ha cercato, anche su un modo disordinato, l'amore nella sua vita. San Paolo, nella seconda lettura che ascoltiamo oggi, ci ricorda che l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Se tu conoscessi il dono di Dio, dice Gesù alla Samaritana, siamo convinti che veramente solo Gesù Cristo può regalarci il vero amore che sazia e disseta la nostra vita. Il terzo richiamo del Vangelo di questa domenica è alla fede. La fede che nasce dalla testimonianza, dall'incontro con qualcuno e poi dall'ascolto della parola di Dio, così come ci viene detto nel racconto di oggi. Prima di tutto i samaritani credono nel Signore per la testimonianza della Samaritana stessa e poi per aver ascoltato direttamente le parole del Signore. E allora questa è anche una responsabilità nostra nel crescere ogni giorno la nostra fede attraverso l'ascolto della parola di Dio e nel diventare testimoni verso le persone che incontriamo nella vita di ogni giorno. Una testimonianza anche della nostra comunità nell'annunciare e nel testimoniare la parola di Dio. Infine mi viene in mente un'immagine molto cara al Papa Giovanni XXIII, quella della fontana del villaggio, con la quale paragonava la Chiesa. In questi giorni in cui non possiamo sperimentare la vicinanza, la presenza fisica attorno all'Eucaristia, ci sentiamo comunque Chiesa viva, Chiesa che comunque prega insieme, ascolta e medita la parola che viene proposta attraverso i social nei nostri gruppi. Chiesa che è vicina in modo particolare anche ai bambini del catechismo attraverso le catechiste o ai malati attraverso i ministri dell'Eucaristia. La nostra comunità, ecco, vuole essere una comunità viva, presente, unita. Per questo vi proponiamo un sussidio della Chiesa italiana che ci aiuti a vivere insieme questo tempo della Quaresima nella preghiera e nella meditazione. Vi saluto di cuore tutti quanti, lascio ora la parola a Don Alberto che vi presenterà questo sussidio, un saluto anche da Don Mauro e auguro a tutti una serena e felice domenica. Ecco il sussidio di cui vi parlava Don Beppe. Si intitola Celebrare e pregare in tempo di epidemia. È fatto dall'Ufficio Liturgico Nazionale della CEI, quindi è materiale certificato e garantito. Che cosa contiene? Allora, innanzitutto uno schema di preghiera da fare in famiglia per questa terza domenica di Quaresima, di modo che noi sì, magari possiamo certamente guardare la messa in televisione, però possiamo anche pregare effettivamente insieme un momento in famiglia a partire proprio dalla liturgia, e questo sussidio ce lo permette. Comincia con il segno della croce, un'introduzione, un salmo e poi il brano del Vangelo della Samaritana di questa domenica. Alla fine si rimanda poi a una meditazione, si trova qualche pagina dopo, se uno vuole può leggere anche quella come appunto risonanza del Vangelo che ha ascoltato. Ci sono poi delle invocazioni che partono sempre dalla pagina di Vangelo, una preghiera, il Padre Nostro, la richiesta di benedizione di Dio e alla fine un'invocazione alla Madonna. Ecco qui il testo della meditazione che si può aggiungere dopo il Vangelo.
Questa è la prima parte del sussidio. La seconda parte contiene altri spunti di preghiera che si possono fare magari quotidianamente durante la settimana. Delle intercessioni per chi prega la liturgia delle ore e poi dei salmi e ancora delle altre preghiere, delle altre invocazioni che si possono utilizzare in questo periodo. In particolare c'è anche la preghiera di affidamento alla Beata Vergine Maria del Divino Amore che il Papa ha pregato qualche giorno fa. Sono tanti spunti, tante preghiere che noi possiamo utilizzare per sentirci anche in questo momento, seppur non vicini fisicamente, ma comunque in comunione con Dio e tra di noi.